Pomeriggio, siamo quasi all'ora di pranzo, 12:15, ora che sto registrando questo video. A distanza di un po' di tempo torno a fare una nuova recensione di una puntata di Raw dove sicuramente abbiamo avuto, essendo l'ultima prima dell'imminente pay per view Backlash 2020, molte situazioni, come per esempio il match a tre coppie femminili tra le iconiche da una parte, Sasha Banks e Bayley dall'altra, e dall'altra ancora Charlotte, Flair e Asuka, vinte proprio da quest'ultime due, ma con un battibecco tra Charlotte, Flair e Asuka, che poi ne ha fatto scaturire un match tra le due, vinto però con conteggio pulito da parte di Charlotte, anche se diciamo che Nia Jax, la nostra sorellona, si trova sempre nei paraggi. Vedendo un po' dal canale ufficiale della WWE di YouTube, sto sempre più vedendo che la famosa squadra, il trio messicano che era Andrade, Angel Garza e Austin Theory, stanno praticamente alle pezze, per non dire sono totalmente divisi, quasi al 100%. Ebbene, un 2 contro 2 tra Humberto Carrillo e Aleister Black contro Austin Theory e Buddy Murphy, vinto da Humberto Carrillo e Aleister Black. Poi, per esempio, Rey Mysterio, credo da casa sua, comunque da una postazione diversa rispetto alla location di Raw, cioè espone chiaramente il problema a Seth Rollins, che il nostro grande folletto di San Diego prima o poi si vendicherà. Seth Rollins, non ho capito bene se le ha detto se lo attende lunedì prossimo, quindi nella puntata post Backlash, staremo a vedere. Intanto io ho una vaga idea di un possibile 3 contro 3, quindi tra i discepoli Seth Rollins contro gli alleati di Rey Mysterio, lo stesso Rey Mysterio. Poi c'è il ritorno del VIP show di Christian con Edge come guest star, ospite della serata, tutto in chiave ovviamente racconto storyline. Che Randy Orton dice chiaramente che a Backlash, nel più grande match di wrestling mai visto, che sarà quello tra loro due, sarà la fine della redenzione di Edge. E invece Kurt Angle, in un altro momento, dice chiaramente che sarà Edge ad abbattere Randy Orton domenica nel pay per view. E poi altra notizia importante. Siamo riusciti a capire quale sarà lo sfidante numero uno per il titolo degli Stati Uniti del neocampione ormai da un paio di settimane, Apollo Crews, che andrà a sfidare in quel di Backlash Andrade, che ha battuto Angel Garza e Kevin Owens, anche se, cari amici, il caro Andrade ha rubato tantissimo la vittoria a Kevin Owens, in quanto doveva essere proprio il canadese Mr. KO ad andare a sfidare Apollo Crews a Backlash. Staremo a vedere se Kevin Owens terrà conto di questo e si vendicherà, chissà, magari proprio distraendo Andrade durante Backlash. Staremo a vedere. Poi nell'MVP VIP Lounge, insomma, continuano anche i battibecchi infiniti tra MVP, Drew McIntyre, Bobby Lashley, e quindi Bobby Lashley ed MVP che sfidano poi i Viking Raiders. Lashley MVP di Butler, ovviamente, grazie al solito Bobby Lashley alla sua sottomissione devastante. Poi, come ho detto più tardi, in quello che dovrebbe forse, vediamo, sì, in quello che è stato poi il match di chiusura della puntata, praticamente Charlotte Flair, anche se, come vi ho detto, attraverso un po' una distrazione di Nia Jax nei confronti di Asuka, ha favorito la sua vittoria in maniera
al 75-80% pulita, quindi a questo punto c'è da pensare, ma la regina, come anche ha detto nel promo quando c'era Bailey, Sasha Banks, le iconiche e Asuka, dopo aver perso il titolo ad NXT nella domenica notte a TakeOver In Your House, si ritornerà in voga subito per avere un posto nella loro per vincere per un'ennesima volta il titolo femminile di Raw. Staremo a vedere. Quindi, per quanto riguarda Backlash, che però vi invito poi a seguire il mio video dei pronostici, penso sabato, massimo domenica, oltre ai primi quattro match annunciati, tra cui Edge, Randy Orton, McIntyre contro Bobby Lashley, Braun Strowman contro The Miz e John Morrison, e Asuka contro Nia Jax, quelli nuovi sono ufficializzato venerdì scorso Jeff Hardy contro Sheamus. Attraverso l'ultima puntata di Raw abbiamo avuto l'ufficialità di un triple threat tag team per le cinture femminili di coppia, con le nuove campionesse Bayley e Sasha Banks che dovranno difenderle al meglio contro le ex campionesse Alexa Bliss e Nikki Cross e le australiane le iconiche Billie Kay e Peyton Royce. E infine staremo a vedere se i match ne saranno esclusivamente 7 o ne sarà aggiunto un altro, massimo altri 2 in quel di SmackDown. Apollo Crews quindi andrà a sfidare Andrade e, come vi ho detto prima, occhio a Kevin Owens, che in un modo o nell'altro potrebbe vendicarsi dalla vittoria che Andrade è riuscito ad ottenere in maniera davvero sporca ed illecita. Quindi, per questa recensione è tutto. Io ho detto, spero vivamente, è ovvio che siamo già a tempo freddo, nel senso, dopo il brutale attacco di Seth Rollins di un paio di settimane fa a Rey Mysterio, magari Rey Mysterio non lo dice a livello di narrativa, ma chissà, magari il suo occhio è guarito, è quasi guarito, quindi spero vivamente di rivedere il folletto Mixer 619 a breve. Perché insomma ci vorrebbe proprio una bella 619 a Seth Rollins. Per carità, lo so che a molti piace Seth Rollins, magari anche a me, comunque non mi è piaciuto proprio quello che l'architetto del ring ha fatto a Rey Mysterio. Per il resto trovate qui nel mio canale, per quanto riguarda la WWE, il video di ieri con la recensione di TakeOver NXT In Your House. Quando finirò questo e caricherò questo, troverete la recensione di Raw. E giovedì poi ci sarà la recensione di NXT. Vediamo magari per Dinamite, per l'All Elite Wrestling come fare. Sabato poi SmackDown. E ho detto, o sabato, massimo domenica, il video con i pronostici di Backlash, che ricordo, come me e tanti altri YouTuber italiani e mondiali, sono opinioni soggettive, quindi chi vede il video può essere anche in disaccordo. Grazie a tutti per la visione, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon pranzo a tutti. Ciao!